Che goduria il colore. Bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog, nella rubrica Dylan Dog Color Fest, credo una delle mie rubriche preferite. Come vedete sono in tenuta molto casual dovuto al reset multiversale che c'è stato con il numero 437 della serie regolare, ma con un lamento: se non avete visto la mia recensione ve la metto qua nelle schede, ve la metto anche qua in descrizione così andate a vederla. E vorrei per prima cosa, la prima cosa che vorrei farvi notare del nuovo corso di Laniato che ci sarà dal prossimo mese è qualcosa nel lettering, qualcosa nell'estetica di Dylan Dog, cosa di cui non vi ho parlato nel numero 437 perché, come noterete, mi sono concentrato su altro. Ma qua, prima di parlare di questo numero, vorrei parlarvi appunto della testata, della parte estetica. Nel caso non ve ne foste accorti, ve lo dico io: dopo l'arrivo della meteora che ha generato poi il nuovo universo, l'universo che è cominciato con la saga 666 di Dylan Dog 666, di appunto 6 numeri, e poi è andato avanti con la serie regolare, con storie purtroppo vabbè riciclate. Da quel numero, non so se l'avete notato, ma il font di Dylan Dog è leggermente cambiato, quindi sembra più schiacciato, non ci sono confini tra le parole, è tutto un pezzo unico, e l'ombra punta, cioè la luce punta verso dall'alto verso il basso, l'ombra è sotto la scritta di Dylan Dog. Così è stato anche sulla testata Color Fest, ovviamente non sulla testata Old Boy, perché la testata Old Boy doveva proprio rappresentare un Dylan precedente. Questo ve lo dico proprio ora perché dal mese prossimo nella serie regolare, qua lo vediamo, ecco qua lo vediamo, si è tornati al logo classico, quindi con la scritta di Dylan Dog che sembra più separata, si vedono perfettamente i confini delle lettere, ma allo stesso tempo più strette, le lettere sembrano più strette, ma la cosa che si nota di più è l'ombra che torna come agli albori verso l'alto, quindi l'ombra è più in alto rispetto alla scritta. Questa cosa volevo parlarvene anche appunto nel numero 437, ma ve ne parlo qui perché ho notato che anche il Color Fest non sarà indifferente a questo cambiamento. Questo è l'ultimo numero del Color Fest dove vediamo il nuovo logo, mentre nel prossimo trimestre, non lo so quando esce, sì, nel prossimo trimestre torneremo alla scritta classica, quindi Dylan Dog Color Fest, ma appunto con l'ombra rivolta verso l'alto e con la scritta vecchia, se così vogliamo dire. Non credo che questo comporti chissà quale cambiamento alla testata Color Fest. Sappiamo che la testata Color Fest finora è stata la testata più sperimentale tra le tre. Ora, dal momento che la testata classica torna al classico, quindi mi immagino di storie, nel senso, non so come si distinguerà dall'Old Boy, se non forse magari nella forma, quindi nella forma estetica. L'Old Boy avrà delle tavole, delle vignette molto più vecchio stile, con magari dei campi medi, delle inquadrature molto più anni 80, e qua magari ci saranno delle inquadrature moderne ma con delle storie classiche, non lo so, ve la butto lì. Sul Color Fest non so bene cosa cambierà, se continueranno a essere storie sperimentali o se semplicemente tutto ciò che ha colori sarà nel Color Fest. Vi faccio anche notare, e questo numero ci aiuta tantissimo a capire questa cosa, i colori delle storie del Color Fest sono ben diversi dai colori di un numero a colori della serie regolare. Il numero a colori della serie regolare è un numero che può tranquillamente essere in bianco e nero, che poi è stato colorato per l'occasione, per un centenario, per un anniversario, che dir si voglia. Poi sono colorati molto bene, ma nulla a che vedere
con la qualità pittorica del Color Fest. Questo numero ne è una prova. Oggi parliamo insieme di Dylan Dog Color Fest numero 44, Il Verme Bianco, un'unica storia inedita e completa di Marco Galli, alla sceneggiatura nonché ai disegni e anche alla colorazione. Come dice Recchioni stesso nell'editoriale, Marco Galli nasce dal punto di vista artistico, dal punto di vista diciamo audiovisivo, non so come spiegarlo, nasce come pittore prima che come fumettista e come sceneggiatore, e devo dire che questa cosa si percepisce in tutto e per tutto dai disegni. Ve li mostro perché tanto sono già stati mostrati da Recchioni stesso e anche dal sito Bonelli. I disegni hanno un gioco di luci e ombre che, ragazzi, proprio dovete notarlo e dovete ammirarlo appieno. Leggete la storia è anche abbastanza semplice, ci sono alcune note quasi didascaliche sul concetto di bene e male, poi magari lo andiamo un attimino a vedere. Ci sono proprio alcune lezioncine morali che fa Dylan, proprio come se fossero in uno spot pubblicitario. Quindi la storia in alcune cose, in alcuni versi, è molto semplice, ma vive tantissimo, cioè guadagna tantissimo nei disegni. Vi faccio proprio, ve lo farei vedere tutto, ma non posso farlo. Guardate anche il gioco di luce e ombre al cinema. E adesso passo subito a una delle mie tavole preferite, che sono, è quasi ambientato tutto sottoterra, quindi si gioca tantissimo con delle flebili luci. Questa è a mani basse la mia vignetta preferita, quindi Block illuminato appunto dalla flebile luce di una torcia nelle fogne di Londra, ecco, spero che vada a fuoco, che si mette una mano davanti alla faccia appunto per non avere la luce della torcia in faccia, e si vede persino l'ombra della stessa mano sul volto di Block. Qua si vede proprio la qualità artistica del sceneggiatore, diciamo, dell'artista che ha creato questo numero. Quindi in generale devo dire che questo numero va sperimentato a piene mani, non si può separare, diciamo, la recensione di questo numero della storia dai disegni, non perché sono, come si dice, legati alla storia, ma perché si vede che l'autore ci ha messo tantissimo nel disegno, nella colorazione. Questo è un numero che potrebbe essere sperimentale persino in una testata di Spider-Man. Ci sono stati dei periodi alla Marvel dove l'Uomo Ragno medesimo aveva degli stili di disegno molto diversi dal classico. Ci sono state addirittura delle tavole a fumetti in digitale, e non intendo in digitale, cioè disegnati su un tablet, intendo dire che hanno usato tipo una tecnica del 3D su disegno. Erano cose molto molto sperimentali. Me l'ho ricordato questo disegno perché in certe scene i personaggi sembrano proprio in tre dimensioni, sembrano proprio uscire dall'inquadratura. Ciononostante mi ha stupito molto il fatto che, essendo un Dylan Dog nuovo, è molto ricco di dialoghi, di spiegoni, se così vogliamo dirla, ma gli si perdona tutto perché sono piacevoli anche da sentire, è una storia intrigante, ne vuoi sapere di più. Non vi aspettate dei grossissimi, come si dice, delle grossissime metafore sulla vita, delle grossissime metafore magari sulla condizione umana, tra il ricco che vive sopra, il borghese, il povero che vive sotto, perché sono abbastanza spiattellati, cioè non lo dicono proprio chiaramente che c'è una differenza dello stile di vita, anche dovuto al sentirsi, diciamo, giudicati, guardati dall'alto verso il basso dalle persone che vivono sopra, però più di quello non c'è un secondo, un terzo livello, o se c'è è così profondo che io non l'ho colto, e quindi spiegatemelo voi qua sotto nei commenti. La storia è pura, semplice, bellissima, horror, fa paura, ci sono delle parti comiche, la linea comica come sempre da Groucho, dall'assistente di Groucho che c'è in questo numero, che poi si rivelerà molto più utile
di quanto potevamo immaginare. La parte dei mostri c'è, i mostri sono davvero mostri, sono mostri anche gli umani, quindi c'è un po' la linea dilaniata, la si segue perfettamente. Vi faccio vedere un'ultima tavola dove Dylan Dog esce dall'acqua, il capello bagnato tirato indietro, e ricorda tantissimo Rupert Everett, anche più che in alcune tavole all'inizio. In generale mi è piaciuto, non c'è una cosa che non mi sia piaciuta di questo numero, sono rimasto davvero davvero entusiasta. E francamente, se mi chiedete cosa mi aspetto dalla linea classica di Dylan Dog, dalla serie regolare, dal 438 in poi, io mi aspetto delle storie così, belle, punto, senza troppe pretese. È un po' quello dove vogliono puntare quelli della Bonelli e Recchioni, quando lo hanno detto in Due minuti a mezzanotte. Una volta Dylan era molto più flessibile, era molto più fluido, non si faceva troppi problemi, invece ora è incastonato in un sacco di regole. La serie regolare, se non ci dà un numero che ha un livello altissimo di standard dilaniati, non lo apprezziamo, cosa che invece non succede con l'Old Boy o con il Color Fest. Ecco, io spero che nella serie regolare si torni a questa leggerezza, si torni a questa fluidità, questa flessibilità che Dylan Dog deve avere per poter respirare, per poterci far respirare di più l'aria di una bella storia. Quindi questo mi auguro dal futuro della testata, al di là di come ci siamo arrivati, che se avete visto la mia recensione non è che l'ho apprezzato molto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia, cosa vi aspettate di questa storia, se conoscevate già Marco Galli prima di questo numero. Io non lo conoscevo, è anche un'altra cosa positiva del Color Fest, che ci fa conoscere degli artisti a noi popolino che leggiamo cose da edicola, magari artisti un po' di nicchia, un po' settoriali, che non avremmo altrimenti conosciuto. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti anche se conoscevate Marco Galli e se avete cose di Marco Galli da suggerirmi. Io vi aspetto qua sotto nei commenti, come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, e con l'inchino e con l'imbuto vi dico arrivederci, al prossimo video.